Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamoci insieme questo video di questa pizza, una pizza un po' diversa, ai frutti di mare, al sapore di mare. Seguitemi. Allora, ho preparato tutti gli ingredienti, sto usando la farina 00 del molino cipolla, in più ho messo un po' di rimacinata. Questa è la ricetta classica, diciamo, della pizza napoletana. Io uso sempre questa, potete trovarla anche sul gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Sto mettendo la pasta madre che ho rinfrescato e portato al raddoppio. Eccola qua, peso la dose che mi serve per 500 grammi di farina e poi vado a scioglierla con un po' della parte dell'acqua che ho preparato. Di solito si usano 66%, si usa il 66% di idratazione, quindi su 500 sono 330 grammi. Se volete potete anche azzardare un pochino di più, il 70%, però le indicazioni per la pizza si parte minimo dal 66%. Ok, la sciolgo un pochino così e poi butto le farine. Dicevo, questa farina del Molino Cipolla è una farina per pizza, farina 00 per pizza, però se volete potete usare altri tipi di farine, insomma. Di solito in commercio ci sono proprio quelle per pizza, altrimenti potete anche farla soltanto con la zero, questa ricetta. Ok, dopo aver girato un pochino con la spatola, continuo così, impasto con le mani, senza planetaria, metto mano a mano l'acqua, fino poi a metterla tutta. Ok, poi aggiungo il sale. Non l'ho messo subito per non farlo interferire con il lievito. Di solito non si mette mai insieme al lievito. Ecco qua, vedete, l'ho messa tutta, sono i 330 grammi, quindi il 66% di idratazione. Ho preparato l'olio. L'olio sono 2 cucchiai. La ricetta dice 20 grammi di olio, però lo metto dopo, lo faccio assorbire dopo. Continuo ad impastare. Ok. Ecco, ora è il momento del sale. Se volete anche un pochino di più, io con il sale ci vado sempre un pochino cauta, ne metto sempre un po' di meno di quello che prevedono le ricette. Però per la pizza ci vuole per renderla un pochino più saporita. Ecco qua, metto una metà dell'olio. E continuo. Vedete, l'impasto già sta prendendo corda, si sta già formando la maglia glutinica. Poi lo farò riposare un pochino, così andrà anche meglio. Ora metto anche l'altro olio che è rimasto, vediamo. Beh, ci vuole un altro pochino, è ancora appiccicoso. Ok. Ragazzi, volevo fare un vlog perché ho visto che abbiamo superato anche i 17.000 iscritti e di questo sono molto, molto contenta.
Il vlog lo farò un po' più in là, se riesco, perché in questo momento i capelli mi si sono allungati, sembro una ragazzina, quindi mi faccio sempre la codina, il codino, come tutte voi, credo, no? Adesso superata la fase 2, si riaprono i parrucchieri, così ci diamo una giustata. A 70 anni con i capelli lunghi proprio non mi ci vedo. Però magari ecco, posso anche lasciarli un pochino lunghi. Penso che anche voi starete come me, eh? Vedete, si alza, appiccica di meno. L'impasto già va meglio, anche senza impastatrice. Per la pizza poi sinceramente non è che serve quell'incordatura. Allora, vedete, l'ho fatto riposare una mezz'oretta. Adesso ci faccio un giretto di pieghe. Eccolo qua, vedete, incordato. Così va bene. E adesso lo metto in una ciotola pulita che ho oliato precedentemente. Arrotondo un pochino il panetto. Ops, mi è entrata una mosca. Copro con la pellicola e questo impasto adesso lo lascio un'oretta fuori, poi va in frigo. E va lasciato 48 ore, eccolo qua, dopo 48 ore l'ho tirato fuori la mattina, quindi poi passa ancora altro tempo, ma se volete potete anche tirarlo fuori 24 ore, poi lo tenete fuori 4-5 ore per finire di lievitare a temperatura ambiente. Comunque questo è pronto, vedete? Quindi è stato anche più di 48 ore. E lo metto sul piano di lavoro dove ho messo un po' di farina, non molta. E adesso ci faccio una sorta di pieghe, ma nemmeno servirebbe. È ben lievitato, come vedete. Allora, con questo impasto ci vengono volendo tre pizze, però io farò a metà perché ce ne farò una grande a mo' di un po' lunga, a mo' di pinza, diciamo. E l'altro panetto lo devo dare a mia figlia, quindi ci pensa lei poi, quindi lo divido a metà. Così. Ok. Ci siamo. Allora, eccolo qua, vedete com'è bello. Lo arrotondo e questo è formare come si forma di solito un panetto. Mi infarino le mani per non far attaccare. Però è molto bello l'impasto, già si vede. Lo arrotondo così. Ci sono diversi modi per formare i panetti. Voi fate come meglio credete. Vedete, non lo lavoro molto perché ci sono le bolle di gas, le bolle di lievitazione. Ecco, l'arrotondo dalla parte dove avete visto l'ho girato, dove non si è attaccata la farina. In questo modo, ecco qua. E dopodiché lo metterò dentro, vediamo dove, dentro dei recipienti rotondi, dove volete. L'importante è che poi sia coperto. Bene, come avete visto io l'avevo messo dentro questo recipiente, l'altro come vi ho detto l'ho dato a mia figlia e l'ho lasciato lievitare altre 3-4 ore, insomma fino alla sera regolatevi perché così i panetti li fate anche alle 4 per dire se dovete fare la pizza alle 7, a seconda di quando dovete fare la pizza, quindi preparate i panetti. Bene, io ne farò una. Oh, nel frattempo, naturalmente mi sono preparata i frutti di mare, li ho puliti, li ho fatti in padella come se dovessi fare, che so, gli spaghetti ai frutti di mare. Quindi ho cotto prima i calamari, ho cotto a parte le cozze e gli scampi. Ok, qui sto allargando, come vedete, la pizza, ho fatto prima i bordi. Beh, non è che sono veloce come i pizzettai famosi, eh?
Faccio del mio meglio comunque. Per fare la pizza napoletana, naturalmente dovete lasciare i bordi alti, ma qui, siccome non è, diciamo, la pizza napoletana, posso anche. Poi, sinceramente, a me il bordo alto non piace tanto, Però si fa anche per vedere la lievitazione quando si va a tagliare. Quindi sto facendo del mio meglio. Poi di solito si fa con i pugni, così se volete la pizza un po' sottile al centro. E a mio marito, ahimè, piace molto sottile. A me piace un pochino un po' più alta, però adesso lo accontento, la faccio abbastanza sottile. Quindi ecco, fate. Però sono riuscita a fare con i pugni, non fa niente, allargate con le mani, tranquillamente. Io di solito uso questa pala di legno che ho preparato. Ci ho messo la semola in modo che poi mi scivola e mi va dentro il forno. Ecco, vedete, ho fatto una sorta di pizza quadrata. Se volete fatela rotonda, come vi piace. Allora, questi sono i frutti di mare che avevo preparato già prima, già conditi, poco sale, aglio, eccetera. Volendo li potete anche surgelare e poi fare la pizza in seguito, Allora, metto il pomodoro che ho cotto, io il pomodoro lo cuocio, potete usare pelati e tritarli un pochino con le mani, questo è un pomodoro già a pezzi, mi sembra che è Graziella, adesso non ho il pomodoro mio perché di solito me li faccio da sola i pomodori, però li ho terminati, avrei preferito quelli, però anche questo è buono comunque. Allargo un pochino, forse anche poco, ce ne potevo mettere anche un po' di più. Ho acceso il forno nel frattempo e l'ho portato a temperatura. Ho messo a 280, il forno va messo alto, se avete questa temperatura, se non ci arrivate non fa niente, mettete a 250 e fate scaldare bene. La teglia va messa in basso, ho messo sopra e sotto, quindi statico per adesso, poi vediamo. Ho messo un filo d'olio ed ora faccio scivolare dentro il forno, ecco, con la pala è andata direttamente nella teglia già calda. Faccio cuocere, adesso non vi do i tempi perché naturalmente cambia a seconda dei vostri forni, ci vorrebbe un bel forno a legna per andare meglio, però accontentiamoci, dai. Quando è quasi cotta, diciamo, la tiro fuori e ci aggiusto i frutti di mare sopra, ci aggiusto il pesce. Ecco, qua come vedete c'è il calamaro, questa volta invece dei gamberi ho messo gli scampetti. Le cozze le ho tirate fuori, ne lascio giusto qualcuna così per bellezza, diciamo, aggiustate un pochino per dare un effetto carino, faccio con le mani perché mi viene meglio così. Cerco di fare velocemente e poi la vado a rinfornare. Io alla fine poi ho acceso il grill sopra per farla un pochino cuocere meglio. Non ci metto il sughetto che è uscito per non ammorbidire la pizza. Ecco qua, naturalmente avevo già messo sale e pepe dentro il pomodoro, se volete un altro filo d'olio ci sta bene. Ok, eccola qua, sta finendo di cuocere, io direi che sta venendo molto bene, che dite? Poi ecco se vi piace bella cotta, questo valutate voi. Io direi che sta venendo bene, molto bene. Naturalmente questa la mangerò insieme a mio marito, non è tutta per me. Faremo una pizza in due, anche perché è abbastanza grande. Forse gli scampetti li dovevo tagliare a metà, sì, questo forse ho sbagliato questa cosa. Vabbè, ma sarà buona sicuramente, non vedo l'ora di assaggiarla. Adesso la apro anche per farvi vedere l'interno, ma al centro penso che è venuta abbastanza sottile. Eccola qua, però si vede l'alveolatura, vedete, sul bordo che è rimasto un pochino grande, anche se l'ho abbassato.
Beh, buonissima, che dire, mi è sempre piaciuta questo tipo di pizza al sapore di mare, direi. Bene, amici, vi ringrazio della visione, un ciao a tutti e ci vediamo prossimamente al prossimo video. Vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like e a condividere il video. Ciao a tutti, ciao ciao!